è successo? Vediamo oggi. Ciao Klaus! Ciao caro, come stai? Bene, dai, devo dire tutto a posto, grazie. A posto. Che mi racconti? Stai andando all'ARP? Sei in viaggio? Io, no, sono in ufficio, parto dopo. Piove, sono stata tutta l'attività di campionamento, ho capito. Capisco, capisco. No, ho sbagliato. Io ho dei riflessi assurdi e non vedo niente. Speriamo bene.
Allora qua stiamo tirando molto. È una commissione di Patreon. Bello bello, speriamo che venga bene, perché qua finché non è finito io non dico nulla. Lo so. Ciao Lulu, come stai? Bene, ciao Augustus Dux. Oh, vedo un Kaiser così. Ciao ragazzi, come state? Tutto bene? Bello vedervi, come sempre del resto. Scappo che mi bagno tutto. Oh. Sembrano cose da dire così prima mattina. Cioè, so io. Come state, ragazzi? Raccontatemi un po'. Cosa state facendo di bello oggi?
io non sto capendo chi ci sarà il 9. Onestamente, non so a questo punto se per me varrà la pena farmi lo sbattimento di andare, perché un conto se fossimo stati in bel gruppo. Però sono un po' perplessa. Già non c'è Klaus, quindi non lo posso sentire piangere. Di gioia, ovviamente. Pure io mi aspetta più gente. Aspetta, scusate, mi state scrivendo, io adesso vado a leggervi. Scrivo di smagliatura della gravidanza. Ok, interessante. Ho fatto vedere la bozza della lapide al committente, ha apprezzato. Quando torno dall'ARP la finisco. Io purtroppo ho dovuto scartare l'opzione a priori. Io l'avevo scartata a priori, poi alla fine si sono messe in coda un paio di cose che potevano farla funzionare, tipo il fatto che il TDM andrebbe dai nonni. Però, e io volevo vederla anche con mio marito, ovviamente, questa Dune, ma insomma, nella somma delle cose, se non c'è nessuno, farmi comunque 2 ore di macchina è tanto. In tempesta faccio il becchino, sto facendo le lapidi. Ah, me l'avevi pure detto, che cosa, che figata. Pensa che avrei voluto farlo anch'io, cioè se fossi venuta a giocare in tempesta l'avrei voluta fare anch'io quella cosa, il becchino, cioè è troppo divertente. Cosa ne sapete degli e-commerce? Sapete niente di come funzionano? C'è un motivo per cui vi sto facendo questa, vi chiedo questa cosa, poi ve lo dirò. E che è poi lo stesso motivo per cui sono partita in ritardo stamattina con la diretta. Oltre a non sentirmi piangere, rigetti, risparmierei anche a sgridarmi perché commenterò ogni scena. Questo può essere buono, in effetti. Diciamo che di tutte le opzioni, questa era quella meno interessante.
dicendo che il mio commento finale, magari non durante il film. Comunque leggevo che hanno tagliato tante parti con l'accetta, che non mi stupisce. Beh, è un po' lungo quel libro, cioè soltanto di quel libro potevano farci quattro film da 3 ore. Io mi sto isolando su quel fronte perché non voglio spoiler. Spoiler che non ne ho letti e per il momento lo sto evitando anch'io. E io non sto neanche vedendo tanti spoiler, però di fatto non è uscito da 2 giorni, per cui dai. Nel mio circolo lo stanno commentando in parecchi, magari 4 fin da 3 ore. Salve, ciao Teiera, ti prego no, ehi là. Ragazzi, la vita dei nerd, cioè vostra, io no, è ingiusta, è difficile e gli spoiler sono difficili per tutti da digerire, me ne rendo conto. Ma io non sono nerd, quindi cosa ne so? È una fortuna non essere nerd in certi casi. Ogni tanto mi sveglio e la mattina dico, mamma, grazie di non avermi fatto nerd. Già che dovrà riuscire a stare i cattivi di Dune sui cattivi. Ah, in che senso dovrà uscire la serie televisiva sui cattivi di Dune? Quello potrebbe essere figo, quello è sicuramente figo. Cioè, ragazzi, stiamo parlando del Bene Gesserit, mica del Bene Relax, il branco di sfigati.
tutti credete a questa affermazione, cioè che Bennett Lilacs sono un branco di sfigati, ma assolutamente sì. HBO ha buttato fuori Sisterhood of Dune, ma per quanto riguarda il difetto di romanzi di Brennan, ok. Non lo so, vedremo per l'appunto. Potrebbe essere interessante se è fatto bene. Tanto nulla sarà figo come la sorellanza che avevamo all'ARP, per cui. Teiera avrebbe approvato molto se fosse stata dei nostri. Allora, aspetta, state scrivendo?
Scusate, vado a leggervi. Senti, anche Herbert padre ha scritto le sue stronzate. Sì, ma lui non come Brian. Stai provando a triggerarmi. Dopo il sesto mi sono fermata che mi stavano girando le balluzza a mulinello. Sai come la penso sui romanzi? Herbert doveva fermarsi al terzo. A voler essere generosi. Rifondazione di Dune era l'ultimo di Frank Herbert. Sì, quello. Un po' di pietà per quell'uomo stava letteralmente morendo mentre lo scriveva. Comunque concordo, i migliori restano i primi. È pieno di scrittori morenti che hanno tirato fuori libri stupendi. Diciamo che era molto bella l'idea, secondo me, del fatto di questo protagonista, che in realtà poi non è il protagonista vero, perché poi va avanti, eccetera. A me, onestamente, cioè dal personaggio di Leto secondo, che poi in realtà è Leto terzo, però niente, non mi ha fatto impazzire. Cioè non è una cosa. Ma io poi di mio mi rendo conto che non amo molto quel genere di cose esagerate, non lo so. Ne ho capito il senso, da un certo punto di vista ho apprezzato questo senso, però non sarà, diciamo, il mio libro preferito. I primi sono belli, cioè, siamo onesti, tutta la menata Harkonnen, Atreides è bella, appunto. Cioè, non è che non scampi da quella cosa lì. Non scappi. Ovviamente è partita la pubblicità, ti prego lasciami una nota. Cos'è che non ti è piaciuto dietro secondo? OK, cosa dicevi? Ehi, ce ne sono anche migliaia che non riescono a finire i loro romanzi, vedi Martin. Martin ha capito che non ha bisogno di finire il suo romanzo, è diverso. Cioè, lui potrebbe tranquillamente finirlo, è che ha capito che non ha senso, cioè, perché dovrebbe? No, ho detto, dietro secondo io non amo quelle. Cioè, mi è sembrato. Allora, quando ti innamori di un'ambientazione, ti innamori di quell'ambientazione. Quando c'è Leto II che fa l'imperatore Dio, non è più l'ambientazione di Dune il primo, ok? Per cui è come leggere una. Ho capito che è il proseguo della storia e ci sta perché fa passare letteralmente migliaia di anni, per cui va bene che sia cambiato ed è anche una buona evoluzione del mondo, però. Ti affezioni a un'ambientazione e quell'ambientazione non è più, per cui. Marty mi fa incavolare perché potrebbe pagare anche bene un ghostwriter. Il problema di Atto è che manca del tutto il conflitto.
No, non è quello secondo me. Mio parere, sentite. In realtà i conflitti ci sono, sono conflitti personali tra dei PG con se stessi, quindi in realtà è molto particolare se vuoi da questo punto di vista e come scelta narrativa. Ora io poi non sono uno scrittore, per cui adesso, perdonate, ovviamente parlo da profana. Sicuramente fra di voi c'è gente ben più skillata di me che può fare un commento in merito, quindi considerate quello che dico come un parere assolutamente personale. Conflitti ci sono, è che non sono molto chiari perché lui non scrive in maniera chiara e questo è sicuramente un problema, anche perché a volte c'è un cambio scena che tu non dici quando è successo, cosa sta succedendo, dov'è il cambio, perché c'è questo cambio scena e non te ne sei reso conto, quindi non è molto utile, cioè non è facilmente fruibile e questo è un dato di fatto. Non capendo cosa stai leggendo una cosa, ti trovi a leggere un'altra e non hai capito che c'è stato il cambio e non per colpa tua. Questa forse è la cosa che apprezzo di meno di Herbert, cioè che non si capisce quando sta facendo i cambi scena, cambia salti temporali, salti di scena, si capisce un cazzo. Da un paragrafo all'altro cambia tutto, dici, ma scusa, cioè. Però dobbiamo anche ricordarci una cosa importante, secondo me, ovviamente non vale solo per Herbert, ma per tutto. Quando si legge un'opera, si guarda un film, si vede un disegno, quando si sta guardando una qualsiasi opera, bisogna ricordarsi molto bene, avere molto presente anche il contesto nel quale, per il periodo nel quale è stata scritta, disegnata, realizzata. Questo perché? Perché ovviamente le pretese dell'utenza era diversa una volta. Quando facevo la scuola del fumetto mi facevano l'esempio di Diabolik. Diabolik in Italia ha avuto un grandissimo successo, tra l'altro non solo in Italia, ma per come era disegnato adesso ti caverebbero gli occhi, errori anatomici, inquadrature statiche, cioè nell'ultimo mezzo secolo la pretesa realistica, in qualche modo visiva e non solo, è cresciuta tantissimo. Sono abbastanza sicura che a livello cinematografico, musicale, quindi anche a livello letterario, ci sarà stata un'evoluzione in questo senso. Non entro nello specifico perché non è il mio campo, quindi non saprei farvi degli esempi o dire delle cose veramente sensate. Però diciamo che a naso, ok? Per cui quando Herbert ha scritto Dune, probabilmente era in un periodo nel quale in realtà lui ha fatto qualcosa di davvero grosso, davvero bello e davvero importante, ok? Un po' come quando Tolkien scrisse Il Signore degli Anelli ribaltando completamente la visione del fantasy, perché è così, o quando Stoker ha scritto Dracula che ha cambiato completamente e per le generazioni a venire il concetto di vampiro, perché già il Carnilla, signori, era differente. Il vampiro non è il Dracula di Stoker, cioè da lì sono poi passati decenni e di nuovo è stato ancora aggiornato e cambiato col discorso di Anne Rice. Non citerò Twilight. Detto questo, quello che voglio dire è che noi adesso siamo qua belli comodi sulle nostre poltrone gatto rosa a dire Herbert qua, Herbert là, però lui ha avuto delle idee molto belle, le ha messe. Con i suoi limiti probabilmente sì, ma probabilmente negli anni 60-70, cos'è, quando li ha scritti, non erano così limitanti, non erano quelli percepiti come limiti, ok? La stessa saga di Star Wars è
che la gente dice, ah, ma i primi tre intoccabili film non sono percorrenti. Ragazzi, era scritta come una serie all'inizio, poi ci hanno fatto i film ed è chiaro che la storia è stata scritta man mano. Cioè, va bene essere lì dall'alto delle proprie poltrone e fare e criticare, perché è giusto discutere di qualcosa, dovrebbe portare una crescita. Teniamo sempre conto le basi di partenza e soprattutto sia dell'autore o del contesto, ma poi anche le nostre, perché è facile criticare gli altri, ma poi noi siamo in grado di fare una cosa del genere, saremmo capaci. Quindi sì, va bene la critica, poi calmini perché, ripeto, a criticare sono bravi tutti, ma a fare sono bravi in molto meno persone. Scusate, io poi devo sempre metterla perché mi dà sempre un po' fastidio, cioè non fastidio in senso assoluto, però sì, anche un po' in senso assoluto. Non mi piace molto l'atteggiamento di tanta gente. Che è lì che, io farei, Herbert di qua, Herbert, cioè, adesso in questo caso si parla di Herbert, ma ovviamente non solo, però se queste persone in quel caso sanno poi scrivere a malapena il loro nome in maniera corretta, e allora magari sarebbe meglio non rompere le palle a gente che comunque ha fatto più di te. Lo so che sono una brutta persona e anche una guastafeste, abbiate pazienza. Ma è che anche per esempio adesso, io ultimamente sono un po' presa da, penso che ne spiace, non l'ho negato in nessun modo da Asbin Hotel, che non conoscevo l'autrice, non conosco niente, però che cosa è che non sono per niente in linea con il mio humor, ok? A me non piace la volgarità, parolacce buttate nelle canzoni, oppure nei testi, è una cosa che proprio non amo, mai in nessun caso. Poi uno può anche cercare di uscire dal proprio, cercare di capire l'opera, cosa vuol dire, cosa vuol comunicare e magari riesce ad apprezzarla di più, chi lo sa. Questo per dire che secondo me i contesti sono di quando una cosa è stata fatta, scritta, di cosa vuol comunicare, cioè sono importanti. Lo sto vedendo molto anche in qualche modo col mio, nel senso nel mio piccolo, perché quando spiego un'opera viene capita e spesso ancora più apprezzata, perché la persona riesce in qualche modo a farla propria. Perché il bello è oggettivo fino a un certo punto. Ma la volgarità non piace, una cosa come Asbin Hotel può aver senso, perché anche stiamo parlando comunque di un ambiente di un certo tipo, cioè l'inferno. Quindi io non l'avrei mai fatto. Però magari comunica quello che deve comunicare. Scusate, vado a leggere quello che avete scritto. Sì, anche smosso i VK. Un attimo solo che cerco di farlo ripartire. Allora. Scusate. Letto rappresenta il totalitarismo che, in linea della sorte, ha rischiato di portare alla stagnazione che temeva forse Paul, se il conflitto non è chiaro è come se non ci fosse. Purtroppo, gestito proprio male, 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 Miax è un patito di dune e si è fermato al quarto libro. Pensa che comunque tutto questo lungo percorso di miti sui vampiri, la porta Twilight. Dune è stato rivoluzionario per l'ambientazione e per la gestione dal punto di vista, dato che ha messo al centro il cattivo. Tra l'altro, il primo romanzo è molto moderno e ha molto conflitto. La seconda trilogia si chiama Le Punto. Ma allora, non è che sto difendendo dicendo ah, Herbert, cioè, non ha fatto errori. Io mi sono appassionata moltissimo a Dune e sto. Io non mi ricordo, per dirvi, se ho finito l'ultimo libro, se sono a metà, cioè, per quanto non riesca a memorizzarlo, perché alla fine
anche sta cosa, per esempio, che io trovo esagerata di Duncan, cioè Duncan era morto nel primo, basta, l'hai tirato fuori, va bene, però questa cosa che continua a me non piace, per esempio, la trovo inutile, ok? Non la trovo sensata perché Duncan non era un Atreides, ho capito che lo vai a incastrare con, però lì ho percepito una fortissima forzatura. Quello che sto dicendo è che quello che magari oggi noi percepiamo come scritto male, perché poi io ho letto le traduzioni in italiano, non quelle originali, quindi non saprei valutare, mi chiedo, è una domanda che mi sono posta, e se qualcuno di voi è in grado di rispondermi in maniera oggettiva, grazie, è per l'epoca, nella lingua originale, era scritto male o no? O ha fatto una proposta innovativa di scrittura per cui ovviamente poi non era perfetta? Cioè, sono domande che mi sono posta e che mi pongo. Non mi so dare una risposta oggettivamente. Ma questo perché, cioè, appunto, non sono uno scrittore, non ho non ho le competenze per. Cosa stiamo parlando? Mi sono dovuta allontanare. A livello estetico si pone sulla scia della fantascienza dell'epoca. La struttura della storia è pessima anche per gli anni. In questo, ok, vabbè, ti dico appunto, è una, cioè, non ho questa conoscenza per cui alzo le mani. Però comunque l'idea evidentemente è buona, l'idea lo ha premiato, esattamente come Martin. Oh no. Stiamo sempre parlando di libri, Klaus. Stavamo parlando proprio dello stile di scrittura, perché stavo chiedendo se era considerato uno stile non buono, non perfetto, non corretto, non totalmente corretto anche negli anni in cui è stato scritto, oppure se è stata più una concezione moderna, perché di fatto sono magari cambiati i standard. Direi che questa è un po' la sintesi del discorso. E Lulu mi ha risposto. Io ho sempre paura quando si chiacchiera di qualcosa di non essere di. Siccome detesto, faccio un passo indietro, detesto le persone che ti sbattono in faccia la verità, la loro verità, e non c'è modo di
Ho sempre paura quando dico la mia che la gente pensi che stia tentando di prevaricare, cosa che non mi interessa fare, tranne in alcuni casi. Perché sì, sicuramente ci sono degli ambiti nel quale reputo di avere il diritto e le competenze per dire la mia, altri no. Considera che Herbert è pressappoco contemporaneo di Dick. Il primo romanzo di Dune è geniale, non so come faccio a dire che è pesante, succede continuamente roba. Lo stile è quello dell'epoca, punto di vista saltellante, eccetera, intollerabile. Sì, succederà, ma forse anche troppo. Probabilmente in questo anticipa quello che è adesso il livello di attenzione di una persona, che abbiamo scene così. Io lo dico e lo ripeto, mi sono innamorata dell'ambientazione. Non per niente mi sono fatta questo con le perline. Ho deciso di tenerlo qua fuori adesso. Ammetto anche che probabilmente non l'avrei mai le letto perché non sono un'appassionata di fantascienza. Per cui se non ci fosse stato il LARP di mezzo, probabilmente io Dune non lo avrei mai davvero considerato e avrei perso qualcosa, indubbiamente. Frank Herbert era stato influenzato dalla New Wave inglese, che era caratterizzato da una grande sperimentazione alla ricerca di tematiche da serie da affrontare. Dune, nello specifico, era stato scritto per le riviste, quindi rivolto ai lettori giovani acerbi, e quindi probabilmente quel suo continuo cambiare di scena in realtà perché andava a paragrafi, mi viene da pensare, perché leggevi il pezzo, aspettavi la rivista successiva, ripartivi, quindi c'era uno stacco mentale del lettore fisico dovuto a delle tempistiche di pubblicazione diversa, mentre poi preso e messo uno via l'altro suona strano. Apprezzo però la mia sensibilità su certe cose, nonostante non sia magari ferratissima.
chi vuole un aneddoto su Dune, io, grazie, volentieri. Allora, un sacco di scrittori di fantascienza all'epoca scrivono per le riviste, anche Martin è partito dalle riviste, anche se è un po' più giovane, praticamente tutti, non era considerato un genere serio. E poi le riviste pagavano, Dick ha scritto interi volumi di racconti per riviste, si drogava per la seconda e scriveva, ma chi? Ma chi? Dick o Martin? Grazie, si bevo. Bevuto, grazie. Oggi ho molta sete, in effetti. Drogato la dico, ok? Fun fact: Herbert voleva pubblicare Dune come romanzo dopo il grande successo sulla rivista. Solo che, dato il volume dell'opera, nessuna. Capito. E come se la cavò? In qualche modo deve averlo pubblicato.
La sola che accettò era una specie di manuali tecnici. Erbe scrisse una lettera, speriamo che non cambi il titolo, in come riparare un ornitottero. Sarebbe stato bellissimo. Ma proprio per la dimensione fisica, dici, ci sta. Bello comunque, come riparare un ornitottero. Chi l'avrebbe comprato se si fosse titolato così? Adesso non so voi, ma sto immaginando un ornitottero in versione istruzioni dell'IKEA. Bello. Invece non c'entra assolutamente nulla. In maniera totalmente inaspettata, tra 2 settimane vado a fare un LARP di Chaos League. Così finalmente mi tolgo lo sfizio di vedere anche un loro LARP. Non era programmata la cosa, perché no, non lo era. Diciamo che si è creata l'opportunità e ho deciso di coglierla. Invece, così, giusto per, ho cominciato a vedere Prison Break a proposito di sceneggiature scritte male. Però è accattivante, dai, ci sta. È leggero e mi va bene. Mi sto anche riguardando Two Broke Girls che mi fa morire da ridere, cioè. È una serie troppo simpatica e piuttosto geniale nel suo piccolo. Sulla Dune Enciclopedia invece l'articolo sono diventati fuori di testa. Praticamente il motore è una gigantesca vongola colpita da scariche elettriche. Cioè.
C'è una vongola gigante, ho attaccato le ali per accenderla, le fanno. Vabbè. Vabbè. Zara. Devo fare questo, no? Questo dovrei fare. Va bene, bella gente. Io per oggi ancora vi saluto, proseguo il mio da fare, è venerdì per tutti, ci vediamo settimana prossima, non so di preciso quando perché devo incastrare un po' di impegni, tra i quali il dover prendermi la mattina per andare in banca a fare queste cose, per cui non so bene i giorni, gli orari, probabilmente lunedì sì, martedì no, a naso. Questo così, più o meno dovrebbe funzionare in questo modo, ma vi faremo sapere. Fate i bravi ragazzi, noi ci vediamo presto, grazie di avermi seguito anche oggi, mi raccomando, ci vedi, fate, sì, ho già detto fate i bravi, sì. Grazie ragazzi, è stato bello come sempre, mi è piaciuta molto questa chiacchierata su Dune. Ciao ciao, buon weekend.